Oscar Romero, vescovo che affronta le ingiustizie perpetrate a danno del suo popolo, degli ultimi e dei poveri, con la fede, con la forza della parola, con la potenza della consolazione e con il coraggio di dire la verità e invitare al pentimento. Sono delle luci. Noi parliamo di un contesto che forse non conosciamo bene. Non so se molti di voi sanno la storia di questo paese latinoamericano come El Salvador, la storia di Oscar Romero. Non so se molti di voi conoscevano il contesto storico, politico, economico in cui questo vescovo ha dovuto annunciare Cristo. È un Cristo che libera. E voi pensate come un campesinos, un contadino sfruttato, nel momento in cui sente che Cristo è libertà e si chiede: ma che cosa vuol dire Cristo è libertà per me, che io vivo soggiogato dai potenti, dai militari e da politici corrotti e senza scrupoli? Pensate a una mamma a cui è stato ucciso un figlio che lottava per la giustizia. La Chiesa cosa deve dire a queste persone? Bene, molti, ma soprattutto i confratelli vescovi, non dico niente che non sia vero, e agli atti della storia, dei libri, ma anche del processo di beatificazione e canonizzazione di Oscar Romero, molti, ma soprattutto, dicevo, i suoi confratelli vescovi, lo accusavano di fare politica, perché loro dicevano che la Chiesa non doveva fare politica. Beh, è qualcosa che anche nel tempo passato, ma anche oggi, noi diciamo alla Chiesa quando riteniamo che la Chiesa non debba intervenire, non fare politica. Vedete, qui non si tratta della politica dei partiti. E quindi è giusto che la Chiesa non deve dare indicazioni per questo o quel partito, questo o quella forza politica. Ma nel momento in cui un'azione governativa, un programma, diciamo, di governo, nel momento in cui la politica governativa, l'economia, la finanza toccano e ledono la dignità dell'uomo e delle persone, di ogni uomo, di ogni persona e non solo dei cristiani, la Chiesa ha il dovere di intervenire, di denunciare, di consolare chi soffre e di invitare a convertirsi, a cambiare il cuore. Cosa faceva di politico, tra virgolette, questo vescovo Romero, a cui venne mossa l'accusa di entrare in politica? Ve lo prendo da alcune riflessioni che trovo su questo libretto, La messa incompiuta, le ultime omelie di un vescovo assassinato, Oscar Arnulfo Romero, dalle riflessioni che fa chi ha, diciamo, curato questo testo, John Sobrino. Lui dice: il problema, Romero sapeva bene che il problema era un altro. Il problema era uscire dalla politica di destra. In seguito a queste considerazioni, in maniera pubblica e consapevole, nelle sue omelie, egli entrò in politica. Che cosa vuol dire che Romero entrò in politica? Lo vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.